Bene ragazzi, aprite il file che avete appena scaricato e troverete all'interno appunto il tavolo con le sedie. Come noterete sono tutte entità singole, non sono raggruppate tra di loro, quindi per prima cosa andiamo a creare il blocco. Basta selezionare tutte le entità, andare sul ribbon inserisci e fate appunto crea blocco. Andiamo ad inserire tavolo, sedie come nome, andiamo a selezionare un punto base, in questo caso prenderò il punto centrale del tavolo, selezioniamo anche nuovamente gli oggetti per sicurezza e posso andare anche a mettere una descrizione che appunto descriva il nostro blocco. In questo caso è un tavolo allungabile, adesso capirete perché, con sedie. Ok, come vedete abbiamo creato il nostro blocco. Di per sé questo è un blocco semplice, non è un blocco dinamico. Per creare un blocco dinamico, adesso vediamo appunto dove andare. Andiamo sempre dal ribbon inserisci, su block editor. Qui si aprirà uno spazio dedicato alla modifica dei blocchi e quindi dove andremo a creare il nostro blocco dinamico tramite dei parametri e tramite delle azioni. Prima cosa andiamo ad impostare il parametro lineare secondo la lunghezza del tavolo, quindi selezionando i due punti da parte bassa. Come vedete abbiamo un punto esclamativo giallo perché non abbiamo ancora assegnato nessuna azione. Apriamo le proprietà, selezioniamo il nostro parametro e andiamo ad inserire il nome del nostro parametro, che in questo caso sarà appunto lunghezza tavolo. Andiamo ad inserire incremento perché noi andiamo a fare incrementare la grandezza del tavolo. Mettiamo appunto come incremento 0,60, minimo, distanza minima 0,60, distanza massima 3,60 m. Come grip vado ad inserire un solo grip perché a me interessa incrementare la grandezza soltanto verso il lato destro del tavolo. Ok? Quindi adesso abbiamo impostato il nostro parametro, ma di per sé il parametro senza un'azione è fine a se stesso, quindi cioè, diciamo non serve a nulla. Quindi andiamo a prendere un'azione, in questo caso stira. Selezioniamo per prima cosa il parametro, una volta presa l'azione, selezioniamo il punto dove intendiamo inserire l'azione, col primo rettangolo prendete le zone interessate da stirare e una seconda volta selezionate gli oggetti che dobbiamo stirare, in questo caso il tavolo, la parte estrema destra del tavolo e la sedia. Come vedete salvate il blocco, chiudete e salvate, tornate sullo spazio modello e provate, testate, diciamo, se il blocco funziona. Come vedete funziona, naturalmente ancora non abbiamo fatto ripetere le sedie, quella alta e quella bassa. Quindi adesso non ci rimane altro che selezionare le sedie e applicare un'altra azione. In questo caso utilizzeremo l'azione serie. Quindi ci chiederà un'altra volta di selezionare il parametro, poi selezioniamo gli oggetti, ci chiederà l'interasse, la distanza tra le colonne. In questo caso sarà sempre 60 cm, quindi 0,60 perché lavoriamo in metri. Chiudiamo, salviamo e testiamo di nuovo il nostro blocco, vediamo se funziona. Come vedete adesso, oltre ad incrementare la grandezza, quindi a stirarsi, le sedie che troviamo in alto e in basso si ripetono in serie. Ok, questi qua sono alcuni esempi che hanno realizzato degli studenti. Come vedete questo qui è un divano che si può allungare e la seduta non è altro che un ripetersi in serie. Qui abbiamo un altro esempio, in questo caso è un armadio che possiamo sempre appunto incrementare. A sua volta questo qui lo studente ha anche aggiunto un comando specchio e un comando ruota, sono sempre delle azioni. Ecco, sono degli esempi di come utilizzare questo potente comando di AutoCAD che può appunto, veramente facilitarvi e velocizzare il vostro lavoro in AutoCAD. Alla prossima.